Gianni Colaccione, oggi 1 dicembre 2012 siamo in una sede dei comitati per Renzi qui a Roma e siamo in compagnia di Roberto Giachetti. C'è stato un evento oggi per in qualche modo sensibilizzare e promuovere la battaglia che Roberto sta portando, un'iniziativa che sta portando avanti da tempo, anche con un digiuno. Ed è non è la prima volta per questo, che è appunto la riforma della legge elettorale. Già anche nell'altra legislatura ti eri attivato con un digiuno. Ecco, come pensi che in qualche modo sta sortendo degli effetti questa sensibilizzazione? Pensi che ovviamente è una sensibilizzazione verso i parlamentari pro tempore e il governo pro tempore? Ma intanto guarda, devo dire che oggi festeggiamo una cosa molto più importante della mia iniziativa non violenta ed è un digiuno collettivo. Oggi sono più di 250 persone che stanno facendo un giorno di digiuno per la stessa causa. Io penso che questo sia qualcosa che è molto più importante della singola mia iniziativa, dalla quale pure nasce questa giornata, perché il fatto che tante persone decidano di fare una iniziativa di questo tipo ha un valore simbolico immenso, anche per quella buona politica che tanto ci sta a cuore. Per quanto riguarda la legge elettorale, purtroppo registriamo una situazione ancora di totale stallo e io mi sto battendo perché si vada a una decisiva soluzione al Senato, cioè un voto che dovrebbe accadere domani, che è lunedì, nel quale si capisce se si va avanti con il cosiddetto ritorno al Mattarellum oppure se si prende atto che al Senato non ci sono i numeri per fare la legge elettorale e si torna alla Camera, dove invece i numeri li abbiamo. Roberto, questa il tornare alla ribalta in qualche modo il Mattarellum, abbiamo sentito anche qui nell'incontro, peraltro volevo dire che è stato simpatico Arturo Parisi che ha ricordato questa esperienza che proviene dalla scuola radicale, questo digiuno non violento, della scuola radicale da cui provieni. Questo ritorno ipotetico del Mattarellum, ecco, io ho sentito un po' in giro alcune perplessità. Perché? Perché c'è qualcuno che ancora ricorda in passato un'assemblea del PD che si era pronunciata per un maggioritario, credo a due turni, abbastanza netto e orientato verso un certo tipo di consultazione dei cittadini, un certo modo. Ecco, non pensi che il Mattarellum sarebbe un pochino un compromesso a ribasso? Peraltro adesso che ci stanno, poi ne parleremo anche, le elezioni per la segreteria del PD, quindi probabilmente anche una forza che può supportare il governo diversa. Hai fatto bene a citare Parisi perché lui ha chiaramente fatto riferimento al ritorno al Mattarellum come a una esigenza per un ripristino, a un ritorno di legalità, atteso che c'è il rischio addirittura che se la Corte Costituzionale dopodomani dichiara incostituzionale in tutto o in parte questa legge, qualcuno addirittura ipotizza che questa situazione di illegalità a cui noi facciamo riferimento dovuta a questa legge elettorale non sia più solo un fatto sostanziale ma addirittura un fatto formale. Ma è chiaro che il ragionamento che noi facciamo quando parliamo di un ritorno al Mattarellum è un ragionamento che si riferisce a una norma di salvaguardia, cioè a un intervento da fare subito per far sì che se nell'immediato si dovesse andare al voto, quantomeno non si torna col porcello. Ovviamente la posizione del Partito Democratico, che è stata votata in un'assemblea di qualche anno fa, è esattamente la posizione per un doppio turno alla francese, un maggioritario doppio turno alla francese, cosa sulla quale io sono assolutamente d'accordo. Diciamo che anche la proposta che ha avanzato Renzi del Sindaco d'Italia si avvicina comunque e mantiene comunque un'impronta che era quella che voleva sancire l'Assemblea nazionale, un'impronta maggioritaria, comunque un'impronta bipolare. Quindi tutto quello è un ragionamento che si farà serenamente qualora andasse avanti il percorso delle riforme costituzionali. Nell'immediato noi dobbiamo fare una sola cosa, impedire che si torni a votare col porcellum. La strada più semplice la si adotti e anche quella più convincente. Sì, su questo poi peraltro avevamo proprio intervistato Arturo Parisi a Piazza Navona qualche anno fa, non tanto tempo fa, ma era tutta un'altra vicenda perché era un incontro con Vendola, Di Pietro, insomma molta acqua è passata sotto i ponti, perché c'era appunto una prima pronuncia della Corte Costituzionale, si parlava quasi di una qualcosa di resuscitativo, insomma il Mattarellum, e quindi insomma penso appunto che sia una questione di salvaguardia. E poi dopo senti un'altra cosa, volevo chiederti
Ovviamente lo scenario su cui questa battaglia, insomma, in qualche modo il fondale, tra virgolette, per quanto riguarda il centro-sinistra, è questa elezione appunto del segretario del Partito Democratico. C'è stato lo scontro, tra virgolette, insomma, il dibattito a tre su Sky, che peraltro si è detto che è stato anche poco seguito, ci sono alcuni problemi, alcuni timori più che problemi per quanto riguarda l'affluenza. Ecco, tu come la vedi? Come sappiamo, vabbè, ovviamente a te non piace questa cosa delle correnti, ma insomma, sei vicino a Matteo Renzi, ma insomma, come vedi che si sta svolgendo questa kermesse, tra virgolette? No, a parte io, diciamo, sono vicino a Renzi da prima che esistesse qualunque tipo di corrente, nel senso che lo sostengo da parecchio, perché penso che sia una grandissima risorsa che dobbiamo sfruttare non solo per il partito ma anche per il paese. Detto questo, penso che lui abbia perfettamente ragione. Diciamo, la cura della segreteria Bersani ci ha fatto perdere elezioni, ci ha fatto perdere 140.000 iscritti che non sono andati a votare a queste primarie, e indubbiamente rischia di farci perdere anche degli elettori alla consultazione dell'8 dicembre. E quindi è giusto segnalare come campanello d'allarme l'esigenza che soprattutto tutti coloro che, diciamo, in questi anni si sono allontanati dal Partito Democratico perché non lo ritenevano più rispondente al progetto originario, quello del Lingotto, quello che avevamo immaginato, ecco, adesso invece si facciano carico di dare forza alla leadership di Renzi, che sono convinto sarà quella che trionferà l'8 dicembre, andando a votare, chiedendo ad amici, parenti, conoscenti di andare a votare, ovviamente se sono convinti della posizione e della proposta di Matteo Renzi, perché sarà molto importante invece fare in modo che anche l'appuntamento dell'8 dicembre sia un momento di riscossa dal punto di vista della partecipazione. Domanda, Roberto, un pochino che fa, diciamo, richiamo alla memoria, alla tua memoria storica radicale. Il procuratore generale della Corte dei Conti pare che interpellerà la Corte Costituzionale per quanto riguarda i rimborsi elettorali in un referendum radicale nel 93, e poi appunto che ha abrogato il finanziamento e poi è stato trasformato, sbianchettato finanziamento e chiamato rimborso. Ecco, tu proprio in fatto di legalità, prima ne abbiamo parlato, che idea ti sei fatto? No, che diciamo, mi viene da dire che queste decisioni arrivano sempre a babbo morto, nel senso che dopo il 1993 il Parlamento stravolse la decisione degli elettori che andarono a votare per l'abrogazione del finanziamento pubblico e fece un inganno che si dimostrò essere addirittura peggiore del punto di partenza della legge precedente, e che ha comportato quello che abbiamo visto tutti. Ora sono passati parecchi anni dal 93, questa legge sul finanziamento pubblico, che poi è stata negli ultimi tempi attenuata con le sue modifiche, ma certamente, diciamo, abbiamo visto che anche quella che è stata approvata di recente alla Camera doveva essere approvata in un mese, c'è stata 5-6 mesi, è andata al Senato e non se ne sa più nulla, perché purtroppo diciamo, accade anche questo. Ma non dimentichiamoci che oltre a questo c'è stato un altro referendum che pure gli elettori con un voto molto importante approvarono, che era quello sulla responsabilità civile dei magistrati, e anche in quel caso la legge sulla responsabilità civile è stata fatta, è stato un inganno, è stata una truffa, no? Era chiaramente. Quindi purtroppo cosa accade? Che dopo si dice che si punta sulla, diciamo, posizione della maggioranza degli italiani, del popolo, poi ogni volta che il popolo si esprime la politica si adopera per truffare le decisioni che il popolo ha preso. Questo non va bene ed è una delle tante cose sulle quali bisogna cambiare verso. Va bene, Roberto, un'ultimissima cosa mi è venuta in mente e volevo chiederti: tu sei anche vicepresidente della Camera e quindi dovrai confrontarti, vabbè, per quanto riguarda la conduzione del dibattito, con questo nuovo soggetto che è un nuovo soggetto che è capitanato da Alfano, con nuovo centrodestra. Ecco, tu pensi che si maturerà effettivamente una scissione effettiva, oppure resta un pochino come nell'intenzione era iniziale, che chiamare i cugini, Berlusconi diceva questi sono cugini, oppure effettivamente c'è stato un passaggio effettivo, quindi sono passati l'ala governativa, insomma, che partecipa al governo,
ha chiuso veramente con Berlusconi? No, io non penso e diciamo non lo pensavo neanche quando il 4 ottobre ci fu il primo rischio di frattura e la minacciata scissione. Io penso che ovviamente ci sia un problema di divisione, soprattutto nel fatto che nel ceto politico di quel partito ci sono degli odi profondi, per cui sono ragioni più paradossalmente personali. Penso che, come dimostrano anche i primi sondaggi che stiamo vedendo, che è un'operazione fatta per fare in modo che ci sia contemporaneamente diciamo, il partito di governo e il partito di lotta, e poi si metteranno insieme ovviamente per vincere le elezioni. Penso anche che, per fortuna, diciamo, se Renzi diventerà segretario, è quello che maggiormente ha capito come stanno le cose, e che avremo modo di evitare di trovarci anche in questo caso con un pacco costruito alle spalle del Partito Democratico e degli elettori. Grazie Roberto Giachetti, vuoi fare un ultimo appello a questa tua cosa al pubblico di Liberi TV? No, io volevo invece ringraziarvi molto, perché poi quando c'è in campo la non violenza l'informazione è una delle cose più importanti, e anche questi piccoli grandi gesti sono sicuramente fondamentali perché poi alle cause si riesca ad arrivare con esiti positivi. Grazie ancora.